palpabili anche l'attenzione e la curiosità. In sala, durante la proiezione delle avventure di Lampadino e Caramella, i mini spettatori scoprono come nasce un cartone animato, quanto sia difficile per un bimbo ipovedente, non udente o affetto da autismo seguirne la storia, i segreti di una serie così speciale e inclusiva. Anche grazie alla colonna sonora che in questo prodotto, più che in altri, diventa un elemento chiave per la comprensione, sempre però in sottofondo per non disturbare i bimbi autistici. Alfredo, il giovanissimo compositore di appena 18 anni, ci ha lavorato mesi per arrivare a quell'alchimia di note desiderata. È stata una bella sfida, soprattutto rispetto alle mie precedenti colonne sonore, perché essendo questo un prodotto destinato a tutti i bambini, abbiamo anche dovuto creare un tipo di colonna sonora diverso, un tipo di colonna sonora che facesse ancora più del solito da secondo narratore e che facesse da guida a bambini anche con disabilità.